Grazie Presidente. Mi è del tutto evidente perché la relatrice darà parere negativo su questo emendamento che dice che il referendum propositivo non si può applicare a leggi che incidono sugli equilibri di bilancio. La ragione l'abbiamo vista nella creazione della legge di bilancio che avete fatto approvare in quel modo alla fine dell'anno scorso. Una legge di bilancio tutta basata su provvedimenti populisti senza nessun costrutto economico, senza investimenti e con spese che andavano soltanto a parlare alla pancia del paese. Allora è evidente che creare un meccanismo come un referendum propositivo per poter mettere in piedi delle misure che non hanno senso economicamente ma che creano consenso è l'obiettivo del ministro Fraccaro e del governo, che poi però produce la recessione, quindi va contro l'interesse del paese. La vostra incapacità economica viene tradotta in meccanismi istituzionali per creare il danno degli italiani. Grazie, collega Mugnai, prego. Sempre a titolo personale. Grazie Presidente. Sì, sarete pure maestri della propaganda un tanto al chilo.